Salve a tutti, io sono Loof Dog, bentornati a Resident Evil Village. Ci troviamo in questo strano passaggio nei tetti, che non mi è molto chiaro effettivamente dove ci possa dirigere, però questa mappa del tesoro potrebbe aiutare a far qualcosa. Quindi, gli oggetti, dov'è che si trovano? Qui, vediamo, mappa del tesoro, ecco, perché un secondo in più non potevano farcela vedere. Allora, dalla cucina, però è di sotto la cucina. Bisogna scendere con la scala. C'è il dungeon e qui c'è il tesoro. Quindi dobbiamo tornare indietro per questo tesoro? Eh sì, è vero! È vero! Ci stanno ricordando che con la chiave che abbiamo ottenuto possiamo aprire, esatto, con questa qui, possiamo aprire qualcosa che c'era là. Vero, vero. Che dire? Vogliamo andarci subito? Oh! T'ho ben visto, guarda. Ma adesso posso essere sprovveduto, ma scemo no. Basta, basta. Finito? Grazie, tesoro. Grimaldello, finalmente, cacchio. Cioè, questi sono così difficili da reperire in tutta la Romania che mi sembra un po' una cosa ironica, se vogliamo dirla tutta. Nessuna offesa ai cari amici rumeni. Non è che è quassù, magari? No, no, non c'è nulla, va bene. Allora dai, andiamo subito a trovare sto tesoro, sperando di averla interpretata bene la mappa, ma voglio dire, c'è una sola cucina, almeno così mi sembra. Dobbiamo stare attenti però alla figlioccia che è rimasta e alla mammina. Sono belle agguerrite, già per tornare quassù mi hanno inseguito 7 volte. Che poi è successa una cosa divertente, probabilmente la metterò qui a schermo. Ma sì, stava lì a fissarmi, io ho dovuto fare qualcosa, no? Allora, vediamo. Cucina. No, cazzo. No, 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 corri, corri, non è il momento. Comunque, la cucina dovrebbe essere qua sotto, o no? Sta arrivando. Sento movimento. Ma dov'è? Calmata. Ok, comunque se non sbaglio la cucina è di qua a sinistra. Non è che magari... No, è che ve lo dico a fare. Qualcosa mi ha attaccato. Però forse era uno degli zombie, diciamo. Se così vogliamo chiamarli. Orca, eh sì che era uno degli zombie. Bro, fermo un attimo che non riesco a prendere la mira. È così scuro, cioè non vedo dov'è la sua testa. Non sto scherzando. Aia, bastardo, è entrato dalla porta. Credevo non avessero i pollici opponibili. No, ma vaffanculo. Sì, anche a te, come sei gustoso. Vieni qua. Sì, era buono? Era buono? Stagionato 30 anni, eh. Cioè, in realtà, non lo so, quanti anni avrà Ethan? Sicuramente l'avranno detto da qualche parte. Ah, no, qui col grimaldello l'abbiamo già aperta. Beh. Sicuramente ne troveremo delle altre. Invece, tornando qui, mi ricordo sì che c'era una porta chiusa. C'ha ben ragione il foglietto. Che palle, però. È pieno di infami. Allora, scusate. Così rendiamo il tutto più fattibile. Eccoli. Ah, guarda. Ma. Ah, mannaggia la miseria. Effettivamente, però, è colpa mia. Stavo guardando, credevo che quell'ombra fosse un topo, tipo che impazziva, invece era il ciondolo, ma va. Allora, crea questo, sì. Ma quanti ne posso fare? Perché ne farei un paio, va. Sì. Poi, bevila tutta, esatto. Addirittura, sentite, a una certa mi dà anche fastidio il comportamento che state esibendo. Che dire. Basta, Ah, guarda lì. Ma quanti sono? Cioè, lui va bene, ma mi sembra di averne visto ancora un altro lì dietro. Eh no, Così non ci siamo. Infatti, eccolo là. Troppi, veramente. Io non voglio perdere tutte queste munizioni. A te ti devo ammazzare così, È una questione proprio di... Mannaggia la miseria. Ok,
Vai, 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 in testa, in testa, in testa, in testa. Dai, però. Ethan. Vabbè, forse mi conviene piuttosto sprecare qualche munizione che invece esatto non potermi curare, non è vero? Però ha mandato sia il fluido che la pianta, sono stati bravi, devo dire la verità. Ok. E abbiamo guadagnato qualcosina, non tutti i mali vengono per nuocere. Allora, la porticina bella bella era di qua. Siamo tranquilli? Siamo tranquilli. Eccoci. Voilà. C'è da ringraziare chi ci ha lasciato quel... Veramente? Sul serio? Bombardi... Grazie, grazie. Munizioni pistola. Vabbè, immagino... Esatto, dobbiamo portare il fuoco da lì a qui o viceversa? Come funziona? Eh no, lo vedo che c'è, ma non è che possa spaccare i mattoni. Non posso semplicemente allungare la mano. No, eh. Qui, munizioni pistola, figo, ci volevano, ci volevano. E vabbè, non lo so, spingiamolo verso le candele, magari. No? No. Ah, vuoi vedere che la bomba... Vuoi vedere che la bomba è fatta apposta? Oh, sì che era fatta apposta, ma mi è arrivato un masso proprio dritto in fronte. Sarebbe morto Ethan, fatemelo dire. Figo è figo Ethan, ma sopravvivere fino a quel punto non credo proprio. Va bene. Quindi adesso si tratta solo di far volare questo lassù, il che è quanto dire. No, Ethan, collabora. Vai, 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 vai. No. Mannaggia la miseria. Ecco, ci siamo? Ci siamo? Boom, schiacciata. No. Ethan, e dillo che non sai giocare a pallacanestro, però almeno... Cioè, a pallacanestro, a pallavolo. Cazzarola. Ma non è questo il modo? Ma sì, altrimenti non avrebbe senso. Posso provarci con la testa, magari? Sì, forse va meglio. Dai, no, no. Il bastardo si sposta proprio all'ultimo secondo, più si avvicina magari con un cazzotto. Ecco. Mannaggia, me lo son dato nell'headset il cazzotto. Posso prenderlo a due mani? Forse è meglio. Si può? Piano piano. Non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Dai. Mannaggia. Guardate, oh. Posso far cadere questo? Eh no, credo che la bomba già l'avrebbe fatto. Questa è brutta. A meno che... Vuoi vedere che... Ah, ma va a cagare. Io pensavo ancora come il cavernicola, mi ero dimenticato che ci sono altri mezzi. Però per questa no. Devo far così. E tutte e due che si dondolano. E dai però, cazzo. Vai, 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 vai. Amico, non le posso colpire tutte e due insieme da tutti e due i lati, quindi o collabori o è un grosso problema qui. Perché non dondolano indietro, vedete, si fermano e rimangono lì. Il che è un po', problematico. Allora facciamo così, guardate. Se sto cavolo di braciere infame volesse collaborare, manco pesasse 700 kg. Vai di qua, eh. A parte che l'aveva toccato, non so se l'avete visto. Aveva proprio toccato. Io sto a finire le munizioni come uno scemo. Mannaggia! Se gli dessi un doppio sparo, magari mi arriva fin lì. Ma no, è comunque esatto, è troppo. Cioè, cosa volete da me? Da sotto ovviamente non si accende. Porca vacca, vedi tu se mi devo far fregare da due torce del cavolo. Non è il tempo. Cioè, per quando ha finito di pendolare, di penzolare magari. Di penzolare è già tornato a suo posto e quell'altro mentre ci arrivi, come cacchio si fa? Ci vorrebbe un qualcosa che attiri più che lo mandi via. Cioè, mentre io ho questo qua, mi serve una cosa che mi risucchi quello. Allora, mannaggia la miseria, vai di là. Stai qua, stai qua. Tacci tua, guarda. No, non... Allora, non ho intenzione di intrattenere ulteriormente questa sciarada. Come la risolviamo? Forse... Ma no.
Forse così? Più o meno. Ah, ma vaffanculo, va. Adesso? Ah, adesso si è aperto. Cosa c'era di tanto prezioso dentro sto cavolo di sarcofago? Voglio vedere proprio. Se ne valeva la pena. Oh, un bulbo oculare. Grazie. Occhio azzurro. Bene. La mia futura chirurgia plastica che mi renderà ariano sarà un successo. Cazzo, ci devo fare con un occhio azzurro, ma vaffanculo. Eh no, perché quando mi arrabbio poi non ce n'è più per nessuno. Ma vediamo, sarà di valore probabilmente. Vero? Esattamente. Una pietra blu che somiglia a un occhio, di valore combinabile. Attenzione. Combinabile. E anche questo ci segue, guardate un po'. Carino. E la Peppa, questo è l'occhio di un bue. Ok, allora ce lo teniamo stretto visto che è combinabile. Magari si può inserire in qualche teschio per fare le figate. Può darsi, può darsi. Ok, torniamo invece adesso al nostro obiettivo, che è lassù. Nello specifico. A cosa ci porti? Non lo so. Però quasi quasi, visto che abbiamo un grimaldello, sbloccherei anche questo. Così vedo la mappa bella bella completata come piace a me. Qui? No, ovviamente no. La signora del castello è pregata di non farsi viva. Grazie mille. Siamo tranquilli? Non No, resisterò a no, quello che c'è. va bene. Senti, sai cosa ti puoi mangiare? Un po' di. Su via. Ahia, ma come ha fatto? Vabbè, effettivamente possono volare. Sì, grazie del morsino. Mi sembri squisita. Altro che stagionato d'età. E va bene, dai, così mi fai sciogliere, però. Allora, era qui, usalo subito, usalo. Amico, non dormire, dai, Ethan. E guarda. Ah, cioè, tutto sto casino, munizioni, fucile. Ma va là. Ok, facciamolo entrare. Wii, ecco come fa a essere così veloce. Cioè, ci starebbe a chiudere la porta perché. No, in due no! È in due no! No, in due no, in due no, in due no. Correrei direttamente lì. Perché a questo punto, se loro sono dietro di me, non possono raggiungermi. Sono velocissimo! Boom! Boom! Eccoci qua. Sì, ha fatto la musichetta, quindi sarà respawnata, ma a me non me ne frega nulla. Ah, finalmente. Questa piccola side quest ci avrà già impiegato metà episodio. A giudicare un po', insomma, a naso. Opla. Siamo di nuovo qui. Io mi guardo intorno, per vedere se ci sono gemmette e cose varie. Il fatto è che. Non è semplice, stranamente nell'headset, no? Ti verrebbe da dire, beh, sei dentro il gioco è più facile da vederlo, però un po' la voglia di andare avanti, un po' comunque la difficoltà, insomma, nell'avere sta roba di 3 kg in testa che ti fa sudare anche d'inverno e tutto, non è proprio ottimale, diciamo così, però è fighissimo, questo sì. Pare che da qualche parte nel castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte. Si tratta di un cimelio risalente al Medioevo, rivestito da una mistura di veleni provenienti da tutto il continente. Fu fabbricato per uccidere demoni e mostri. Sembra un oggetto affascinante, ma nessuno sa dove si trovi. Cacchio, siamo davvero in un gioco della FromSoft, adesso. Oh, ecco il pugnale. Ancora meglio. Fucile F2. Ciao, bellezza. No, Ethan. Ethan! Fanculo, Ethan. Ma dove l'abbiamo messo? Ah, ok, dentro la giacca? Sì, anche no, grazie. Farei piuttosto. Dov'è? Così, esatto. E magari. Ah, sì, l'ha già cambiata di posto. Ok, così è perfetto. Se c'è bisogno, ma capirai. Qui abbiamo questa, qui abbiamo lui. Ecco qua. Ma meglio di così non si può, eh? Bella così.
Ok. Nulla di particolare, però ci ha dato un salvataggio. Ci ha fatto un salvataggio. Oh, i gargoyle. O dei vampiri veri e propri. In effetti, pensandoci finora, sì che succhiavano il sangue, ma quelle sono insetti. La signora del castello non sappiamo se sia effettivamente una vampira. Cioè, ok, appunto, le piace il sangue, ma a parte quello non abbiamo molti indizi. E sto appena pensando che ci hanno dato un fucile di precisione, quindi tecnicamente, no, Ethan? Aspettiamo che si fermi. Sì, l'ho preso. Bella. Attenzione perché ho solo quei colpi lì, non è che posso far tanto lo sgargiullo. Allora, fermatevi, fermatevi. Ah, giusto. Se non faccio questo servizio, l'è un po' difficile. E due. Dai, amico, amico, riposati. Fermati. C'ho paura a sparargli in volo perché non voglio sprecare i proiettili. Però mi sa che dovrò, perché se no. Ehi là! Manchi solo te. No, 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 non andare dietro l'edificio, fatti vedere. La bella è che si è fermato lì, però non ho una visuale. Ok, si rialza in volo. E dai però, cazzo, dove sei? Ah, ce n'è un altro qui. Ah, bello. Ho finito i colpi però, vero? Sì, vabbè. Esatto, 0 di 0. E quell'altro dovremmo affrontarlo alla vecchia maniera. Figata però. Figata mega galattica. Mi sento basso basso qui. Lei? Ah, facci lei, grazie, grazie. Ok. Ho paura che mi scenda quello in faccia, eh. Bro? Sei tranquillo? Ti conviene esserlo. Tanto raggiungerai i tuoi fratellini presto. Ascensore? Ascensore che ci riporta giù. Per salvare, cacchio, ma è un hub centrale quella zona del castello. Non me lo sarei aspettato, eh. È molto più. Ui. No. Ovviamente non basta. Però, 3? No. 4? 5? Ok, credo 4 in realtà. Ala cristallizzata, figo. Dicevo, è molto meno lineare di. Del 4, cioè quantomeno, sì, per carità, arrivare da punto A a punto B è sempre lineare, però c'ha esatto questa differenza nella creazione di questa appunto sorta di hub centrale di quartier generale, che è interessante. Invece nel 4 sì, si ritorna un po' indietro a un certo punto, però è molto vai qui, poi qui, poi qui, non su giù. Eh sì, hanno sfruttato la verticalità del castello, giustamente. Quindi, esatto, ci troviamo qui. Non salverei comunque, non ne vedo il motivo adesso. Torniamo su. Tracchere. Bella. E su. Chissà se c'è un piano ancora superiore. Secondo me, anche se ci fosse, provando a premere il bottone, non ne ricaveremmo molto, perché sarà bloccato, ovviamente. Però vediamo, vediamo, dai. Sono già qui pronto. E no, visto? Non si può, non si può. Allora, possiamo fare il giretto lì. Ma io sono sicuro che lì non ci fosse niente, qui dove siamo saliti, vero? Mi sembra di no. Tutto a posto, tutto a posto. Va bene. Vai, 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 vai. Non abbiamo tempo da perdere, Ethan. Chissà Rose che fine avrà fatto. Se vogliono utilizzarla per un rituale, però credo che la stiano trattando bene, quantomeno la mantengono in vita. Forse lì è dove c'erano le stanze di Alcina? Non lo so, sto cercando un attimo di orientarmi. Porca troia, e lo sapevo pure che c'era. Questo è ancora più bello. Cioè, non vedo. Vabbè, lo diamo per morto. Ah no, è quello lì. Eccolo, guardatelo che si è fermato. Secondo voi? Ma manco per. È tornato qua! Bestiaccia! Schifosa! Stai giù! Hai capito? Stai giù!
Figo però. Vabbè, quello lì ci verrà addosso quando sarà il momento e... è bom. Ok. No, no. Eccolo. Ecco lì. Ma secondo me è un po' di questo che gli gioverà, eh? Vieni, vieni. Sì, ancora vivo? No. Ah, la cristallizzata, l'altro? Fatti fuori? Cioè, fatti avanti. Fatti fuori, ci penso io a farti fuori. No? Sì, eccolo. Vieni, 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 vieni. Dai, non fare così. Ma che permaloso. Ho visto una cosa brillare? Forse? Lassù? Sì, 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 sì. Ok, ci arriviamo, ci arriviamo. Però mi deve scendere lui, sì. E vieni, mannaggia. E dai. Oh. Morto? No, no morto, no morto. Adesso morto? Sì. Vabbè, oh, non posso farne a meno, purtroppo. Creiamo le munizioni. Ecco qua. Boom. Bella così. Ah, altri lei. Perfetto. E quello lì, vabbè, non lo prenderemo mai col coltello, ma giusto per... No, vabbè. No, e dai. Oh. Frammento di cristallo. Probabilmente mi sono costate più quelle tre munizioni che quello che mi darà vendendogli sta roba. Comunque voglio capire Madre Miranda dove li ha cacciati tutti sti soldi per permettersi questo castello da dare ad Alcina. Se non che effettivamente probabilmente è sempre tutto collegato all'Umbrella e loro hanno le tasche sfondate, quindi... Munizioni, bene. Munizioni ancora, ci sta. E in realtà... Ah, bella però che se il drop ti cade fuori te lo fanno prendere lo stesso. Benissimo. Che figata. Dai, la zipline. Bellissimo. Sarebbe stato anche figo, insomma, una sezione più lunga. Comunque c'era un piano superiore, ma visto abbiamo dovuto abbassare la scala, non ci arrivava. Maschera della furia. Eh sì, guardate che dentazzi. Va bene, sì, terza maschera. Solo che... io adesso torno indietro. Piazzo la maschera, sicuramente succederà il putiferio. E va bene. Ma poi per la quarta non abbiamo... insomma, cose lasciate in sospeso, quindi mi viene un po' da chiedermi... Uè, non la pistola. Ok. Dai, andiamo, piazziamo la maschera e poi credo che possiamo terminare l'episodio. È davvero difficile capire quanto tempo sia passato mentre sei in VR, ma... credo che, dai, stiamo sulla mezz'oretta almeno, se non di più. Bene, bene, siamo pronti. E scattanti. Vai, 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 vai. Non facciamoci... ma allora bastarda sei. Ma se uscissi fuori... Ah, non posso, bene. 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 Signora, grazie. Che dolore. Che dolore. Ok. Adesso corri. Sì, wow. Dai, adesso facciamo arrivare anche Cassandra, già che ci siamo, no? Ah, non ho visto. Qual era la terza? Furia? Sì. Oh, becca. Non arriva? No, ha desistito. No, non ha desistito un cazzo di niente proprio. Ciao amico. Grazie al tuo continuo supporto. Sì, immaginavo, quantomeno le munizioni del fucile, vero? Apriamo il negozio. Cosa abbiamo, cosa abbiamo, cosa abbiamo? E... basta la potenza di fuoco? Sì, effettivamente queste servirebbero, non dico di no, eh. Il borsello, vediamo, frammento, te li vedo tutti e due. Il cranio è di valore e allora te lo becchi. L'ala pure. Ecco qua. L'occhio me lo tengo, l'occhio me lo tengo. Risorse. Sì, sì, dai, questo.
Va bene, e questo. Tanto non saprei neanche cosa farci con i soldi. Devo dire, stranamente è molto più equilibrato anche a livello economico questo capitolo di Village, perché nel 4, per esempio, cioè avrei potuto comprare un sacco di cose, invece non avevo i soldi. Dai, potenziamo tutto subito. Queste mani sono più capaci di quello che sembra. Sì, sì, ma chi ti ha detto niente? Anzi, guarda, ecco qua, 740 lei che avanzano e siamo belli carichi. Beh, scarichi in realtà, sei di zero però. Boom, boom. Ed ecco fatto. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Luftog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.